Una rassegna teatrale al femminile con alcune delle più autorevoli artiste napoletane che hanno scelto di contribuire insieme al Telefono Rosa alla lotta contro la violenza sulle donne. Si intitola Notti Rosa ed è la prima edizione di un progetto realizzato con l'associazione Fratelli Diversi, impegnata sul territorio nella promozione e lo sviluppo dell'arte e della cultura teatrale. Il progetto nasce attraverso la nostra passione, che è quella del teatro, che nella nostra associazione si fonda proprio per sviluppare la cultura del teatrale sul territorio e la conoscenza con la presidente di Telefono Rosa. Abbiamo pensato di fare solidarietà noi anche per noi per qualche giorno, qualche serata, regalare a loro il ricavato di questa rassegna. È un'iniziativa che appunto relaziona un po' il teatro e quindi gli spettacoli teatrali, l'attività culturale con l'azione che noi abbiamo sul territorio napoletano come centro antiviolenza e quindi come appunto contrasto alla violenza di genere. E abbiamo bisogno, insomma, che questa lotta riguardi tutte le persone, quindi non solo le donne ma anche tutti gli uomini che fanno parte di questa cultura. A partire dal 10 novembre sono in programma una serie di spettacoli in diversi teatri della Campania, il cui ricavato sarà devoluto alla sede napoletana del Telefono Rosa, che offre aiuto a tantissime donne. Questo è un bellissimo progetto che vede impegnate tante compagnie, tante prestigiose attrici e tanti artisti della nostra realtà a sostegno appunto di un progetto che ha una dimensione sociale molto importante e che serve a rafforzare il Telefono Rosa. La manifestazione, che a Napoli aprirà al Teatro Bolivar con lo spettacolo Cantami o Diva da giovedì 24 novembre, gode del patrocinio di Comune e Regione e si inserisce nel programma di iniziative organizzate per dire basta alla violenza sulle donne. È un grande impegno della cultura, di tutta la cultura, di tutte le forme di espressione artistica, perché questa battaglia diventi una grande battaglia di civiltà e di cambiamento.